Il tesoro dietro l'orologio. C'era una volta un orsetto di nome Oscar che viveva in un'oasi incantata, circondata da splendide orchidee profumate e alberi maestosi. Ogni mattina Oscar si svegliava al canto degli uccellini e passeggiava tra gli alberi, godendosi la pace e la bellezza del suo piccolo mondo. Un giorno, mentre giocava con la sua amica Olivia, un'orsa dal pelo color miele, notarono qualcosa di insolito. Un oggetto luccicante nascosto tra le radici di un vecchio olivo secolare, al centro dell'oasi. Oh! Esclamò Oscar. Guarda Olivia, cos'è quello? Otto, un gufo saggio che viveva sull'olivo, atterrò accanto a loro. Uibò, disse Otto con voce profonda, quella sembra una chiave molto speciale. Si avvicinarono e scoprirono che era una chiave d'oro, finemente lavorata e luminosa sotto i raggi del sole. Dopo una lunga ricerca, trovarono una piccola porta nascosta dietro un vecchio orologio ornamentale ricoperto di muschio. Oscar inserì la chiave nella serratura. Si meravigliarono tutti. La porta rivelò una stanza straordinaria, piena di oggetti magici e meravigliosi. C'erano orologi che ticchettavano all'inverso. Ma la cosa più sorprendente era un oceano in miniatura che occupava metà della stanza. Oscar, Olivia e Otto trascorsero ore a esplorare quell'incredibile mondo sottomarino. Mentre giocavano, il ticchettio dell'orologio continuava in sottofondo. Alla fine della giornata, stanchi ma felici, i tre amici tornarono nell'oasi. Oscar realizzò che la vera magia non era solo negli oggetti straordinari che avevano scoperto, ma nell'avventura che avevano vissuto insieme.